Io sono responsabile della comunicazione istituzionale del reparto, del comparto intelligence. E devo dire, ho scoperto oggi, la serendipity mi è venuta in soccorso, che tutti noi dell'intelligence apparteniamo honoris causa all'Università di Bari. Perché mi è venuto in mente? Perché guardavo il vostro emblema, che ha una bella citazione dantesca: De remi facemmo ali. Ma come Ulisse noi attraversiamo la stretta riva e siamo, anche noi, ne ha parlato il sottosegretario, circumnavighiamo, siamo a un margine, alla stretta riva. Poi per fortuna non ci aspetta la montagna del purgatorio e il naufragio, ma partiamo da due cose, virtù e conoscenza, e la conoscenza intelligence davvero non può prescindere dal rispetto profondo, reale e non semplicemente propagandato, dal rispetto di quelle garanzie che prescrive il nostro ordinamento e che garantiscono voi come cittadini e noi come operatori dell'intelligence di quella felice bilancia che mette insieme sicurezza e libertà con l'accento, sicurezza e libertà. Bene, andrò molto breve. Come facciamo? Ogni tanto il sottosegretario scherza dicendo che io sono un ossimoro, in effetti che l'intelligence comunichi sembra un ossimoro, così come che il garante della privacy sia presente tra gli organi di controllo sembra un ossimoro, e invece sono altrettante garanzie in questo, che bella idea, sono altrettante garanzie in questo sforzo di accorciare le distanze, di rendere partecipato il sistema, di far sapere che noi non siamo un pezzo separato, deviato, nascosto, ma siamo parte dell'ordinamento e lavoriamo con voi, per voi, in realtà per tutti noi. Allora, lo strumento di comunicazione strategico tradizionale che noi utilizziamo è il sito. È un sito che ha ambizioni di modernità, non vi sto a raccontare tutte le technicalities che ci stanno dentro, ma è un sito che attraversa livelli differenti, risponde agli obblighi di un'amministrazione pubblica, cioè vi fa conoscere di che cosa, chi siamo, dove andiamo, cosa facciamo, chi sono i responsabili, le leggi di riferimento. C'è anche un glossario intelligence che non è uno strumento inutile, perché spesso vengono usate in maniera distorta le parole, e una parola usata in maniera distorta produce poi tutta una catena di significati e di interpretazioni che sono lontane dal vero di quello che facciamo. Nel sito i giovani sono protagonisti, e sono protagonisti a vari livelli, sono protagonisti perché abbiamo fatto un bando tramite il sito cercando sia professionalità molto specifiche e pregiate nel cyber, nell'economia, nell'energia, ma abbiamo cercato e continuiamo a cercare, non è che si è chiusa la finestra, eccellenze, quindi non è che scartiamo chi parla farsi o chi è un esperto matematico o biologo, anzi siamo estremamente interessati purché questa professionalità sia veramente eccellente, al netto di quello che ci piace immaginare ci sia, una forte motivazione e il senso di lavorare per il paese, una sua istituzione complessa. Parliamo con i giovani, come ha detto il sottosegretario, abbiamo ricevuto un numero straordinario di curricula, oltre 7.000, e tutti ad altissimo livello, tutte persone che non sono una risulta con scarse possibilità di impiego, ma hanno infinite possibilità di impiego per l'eccellenza, la specializzazione, la qualità, l'internazionalità delle esperienze, il che è una straordinaria risposta e anche uno straordinario impegno. Perché è giusto che ci interroghiamo, saremo capaci poi di corrispondere a queste aspettative? Quando interloquiranno con noi? Noi la nostra risposta è un po' così, orgogliosa, ma non tracotante. Sì, e chi arriverà, per quanto specialista, attraverserà un percorso per diventare da specialista, sic et simpliciter, a uno specialista al servizio dell'intelligence. E questo è il compito della scuola, che produce un grande lavoro, che non è soltanto un lavoro sulle technicalities, ma anche su un modo diverso di guardare la realtà, e questo è estremamente importante. Quindi i giovani sono lì, i giovani sono protagonisti perché non per non dare la voce ai soliti noti, anzi ho appena estorto al vostro rettore il privilegio di un suo intervento per il sito su una materia su cui ha scritto un bellissimo libro, di cui per ora ho visto soltanto la sintesi, ma
ne ho colto l'attualità per i nostri interessi. Però non solo professori, anche giovani studiosi. Noi abbiamo fatto un call for papers e abbiamo ricevuto da studenti e ricercatori, un altro modo per avvicinarci, per dialogare, per parlare, una serie molto interessante di lavori. E abbiamo visto quanta gente poi siano degli universi che fino adesso erano chiusi a noi, e più che mai noi a loro, che adesso hanno uno spazio, una porta attraverso la quale noi dialoghiamo, attraverso la quale ci conosciamo meglio, e interloquendo sulla specializzazione, interloquendo sull'intelligenza, sulla cultura, sulla voglia, la passione di partecipare. Ed è un punto molto importante, c'è tutta la parte del sito che riguarda le università, che è un'altra parte in cui i giovani e i progetti di ricerca e i progetti di crescita scientifica, che sono progetti bilaterali perché non sono soltanto la sapienza accademica che viene in nostro soccorso o l'accademia come serbatoio di reclutamento, ma non sapete quante professionalità, non lo sapete ancora e non è una minaccia, quante professionalità esistono nel nostro mondo che possono portare una testimonianza o un'esperienza nei più diversi dei corsi che le università italiane sviluppano, dal cyber alle scienze politiche. C'è veramente un vasto margine non solo per conoscerci ma per profittare reciprocamente in esperienza. Il sito quindi è sostanzialmente questo. Contiene una cosa che anch'essa è una novità, che è una casella contatti. La casella contatti è un corridoio che porta alla mia porta, perché io poi rispondo a tutti, io o i miei collaboratori, non sono risposte stampone, proprio per questo desiderio, e quindi è anche quello un universo estremamente interessante di interazioni, che sono, direi, al 99,9% interessante, positive, interlocutorie per conoscersi meglio, cioè nella mia esperienza di quelli che ci mandano una lettera, maledetti bastardi, schiavi della CIA, ce ne sarà una su 20.000, quindi tutto sommato, e ne abbiamo ricevuto una valanga. Questo secondo me pone tante riflessioni, non solo al decisore politico, ma anche noi per la responsabilità che ci siamo assunti in questo nuovo rapporto che abbiamo stabilito con la società. Ovviamente non parliamo soltanto con i giovani, parliamo per esempio anche con le imprese. E qualcuno ha parlato sempre dell'intelligence come una sorta di porte brume, di porto delle nebbie. Uno degli aspetti che dava il peggio di impressione, poi la realtà è ben diversa, ma a volte le impressioni poi condizionano le percezioni in maniera forte, riguardava tutte le autorizzazioni per la sicurezza, abilitazioni personali, abilitazioni all'export, che corrispondono alle pratiche che fa l'Ufficio Centrale per la Sicurezza. Bene, adesso non dico che siamo ancora a Wonderland, però siamo andati molto molto avanti, è tutto sul sito. Si spiega come utilizzare, ci sono i moduli, insomma non è ancora il passaporto del Ministero dell'Interno, anche perché la materia è molto più complessa, ma abbiamo talmente cercato anche con le FAC di rendere visibile alle persone come funziona il sistema e come utilizzarlo, che abbiamo creato una piccola semplificazione in un territorio che era kafkiano, non si sapeva bene a chi rivolgersi, come rivolgersi, i tempi erano potenzialmente biblici, poi se uno aveva preso la porta sbagliata si perdeva per mille algoritmi di perdita di tempo. Bene, tutto questo c'è molto meno, ma anche per i nostri che rispondono ed evadono alle pratiche con molta più velocità e tempismo, perché si trovano tutto instradato bene, e un po' di lavoro fatto anche dal sito. Quindi il sito è un luogo dove si accorciano le distanze, un luogo dove si parla quello che sono le si discute, no? Di quelle che sono le priorità dell'intelligence. Anche noi proviamo a fare dei nostri piccoli remi delle ali, e ci conforta trovare questo tipo di risposte. Io di norma, essendo quello, rispetto al direttore della scuola, che è più togato, quello più sfacciato, sono quello che risponde alle domande, e quindi sono andato brevissimo. Se avete domande sono a vostra disposizione.